Parlare, disse a Simone: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui. Alleluia, 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 alleluia. L'ultima volta, le donne con suor Agnese. Cuore, cari, non mancano mai, dai. Te pensiamo. Tranne se c'è la doppia X non la voglio. In questa occasione del Sentiero di Francesco 2020 abbiamo voluto mantenere la tradizione di premiare alla fine, all'arrivo a Gubbio, alla Chiesa della Vittorina, qualcuno che rappresentasse una faccia bella della nostra società, del nostro vivere sociale, e quest'anno volevamo premiare addirittura i cammini, nel senso lato, pensando a quanto queste occasioni di ricerca, di introspezione, di incontro, di condivisione stanno crescendo sia nella terra umbra sia in tutta Italia e nel mondo. E allora abbiamo pensato ad una persona che incarnasse questa riscoperta, questo lavoro per offrire i cammini a più persone possibili, e abbiamo pensato all'arcivescovo di Lucca, il nuovo arcivescovo di Lucca, Monsignor Paolo Giulietti, per tanti anni prete della diocesi di Perugia e anche vescovo ausiliare. E lui ha partecipato ed è stato protagonista di questa riscoperta dei Sentiero di Francesco, prima di tutto del cammino francescano, e poi anche di altre vie che vedono sempre di più partecipazione da parte di tanti e che sono occasioni per condividere una ricerca e una prospettiva di orizzonte. Dobbiamo dire che quest'anno i cammini non si sono fermati anche dopo il momento della pandemia, e contribuiscono a far incontrare persone, pur nel rispetto delle norme, come stiamo facendo noi questi giorni, con dei luoghi bellissimi come i nostri boschi, le nostre campagne e i nostri borghi antichi.
Allora, quindi dobbiamo camminare più forti, vivere nella natura, condividere il servizio. Quella che secondo me fa la base della formazione. Poi siamo a forza di uscita fatta per noi. Per chiarire si capisce bene per noi. Suggerimento tuo. Guarda, mi sta venendo il cuore, perché però poi dopo ci diciamo ciao. Le suore battono tutto il gruppo, arrivando in pole position. E vai, seminati. Sono fatte tornando. Una candeggina quando andate al bagno, andate a vedere. Bravo. Prego, Porta sola. Il motivo principale per cui abbiamo deciso noi amici di fondare l'associazione alla Porta dell'Umbria e collaborare o continuare a collaborare un pochino più in grande è proprio stato quello di avere gente in valle, cioè rendere questa valle viva e aumentare quella collaborazione che già c'era fra di noi a livello di amicizia. Io lo dicevo prima anche, cioè noi abbiamo segnalato per qualunque pellegrino che faccia il cammino, noi viviamo qua, siamo qui, quindi qualsiasi cosa succeda noi facciamo presidio e stiamo cercando appunto questa modalità di portarla un po' fuori in piccoli progetti che facciamo. Abbiamo accolto con molto piacere i pellegrini sulla via di Francesco questa mattina in pellegrinaggio verso Gubbio, come da sempre facciamo qua in valle e come anche quest'anno, pur essendo un anno strano e particolare, abbiamo avuto il piacere di accogliere lungo il sentiero e nelle nostre strutture, nelle strutture amiche della Porta dell'Umbria, che è questa nuova associazione creata da una collaborazione di amici, amici che vivono qui nella Val di Chiascio, e questa associazione è nata proprio con l'obiettivo di far vivere, o meglio far vivere ancora di più la nostra valle e allargare questa collaborazione che fra di noi c'è a livello di amicizia, a ampliarla e allargarla ai vari piccoli progetti che stiamo portando avanti e anche al sentiero, quindi alla cura e all'essere presenti sul sentiero francescano, che è non solo un luogo geografico, una strada per noi di Val di Chiascio, ma è un luogo di tradizione, è un luogo sentito nel cuore da tutti gli abitanti della valle. Perché tutti lo sappiate, ognuno si possa organizzare come crede. Noi quando stasera arriveremo alla chiesa della Vittorina, dove finisce, però vorremmo chiudere il pellegrinaggio, almeno per chi può fermarsi e tornare. Quando arriviamo vi diciamo o 18 o 18:30. Benissimo. Ok. Stabilizzante. Okay.